Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi Pino Quartullo, attore, regista e sceneggiatore italiano. E gli chiederemo com'è nata la sua passione per il teatro e che consigli vorrebbe dare alle persone che vorrebbero intraprendere la sua stessa carriera. Tra l'altro, nella sua lunga carriera ha anche doppiato personaggi come quello di Jim Carrey nel film The Mask. Sinceramente ci ho provato fino alla fine a convincerlo a farci un piccolissimo pezzettino, ma non ci sono riuscito. O forse sì. Mi portava mio nonno a vedere l'operetta dove c'erano le ballerine nude che ballavano, cantavano, suonavano, tutti ridevano e erano spettacoli meravigliosi con Alvio Calderoni e a Banfi. E allora dall'operetta mi è nato questo sogno del teatro. Infatti quando facevo l'asilo scomparivo sempre, le suore non mi trovavano e ormai avevano imparato che stavo sul palco del loro teatrino. Mi trovavano lì che recitavo da solo a 4 anni, quindi la malattia è conclamata dai primordi. Dopodiché i miei hanno cercato sempre ridendo di dissuadermi e invece poi si sono resi conto che questa era la mia vera passione e quindi poi quando quasi laureato ho fatto l'esame da proietti e l'esame in accademia, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica come regista, sono stato preso. E ho detto, beh, purtroppo questo figlio è andato, mio padre è ingegnere, sperava che io facessi il suo stesso lavoro e quindi poi invece si sono rassegnati al fatto che io facessi il regista, attore, ancora non ho ben capito cosa farò e cosa faccio. Ogni tanto alterno, diciamo, tra appunto teatro, cinema, attore, regista, scrivo. Ancora sto alla ricerca di me stesso, essenzialmente. Io credo che la cosa più importante quando si vuole fare l'artista è di cercare di non dipendere da altri, di avere una propria progettualità, di avere degli obiettivi chiari, imparare, studiare, capire come realizzarli. Per cui trovare, per esempio, degli altri attori bravi con cui lavorare, trovare dei registi bravi, trovare degli autori bravi, mettersi insieme e fare squadra e fare dei progetti propri. Perché se si sta a aspettare che qualcuno ti chiami, spesso nasce una frustrazione, nasce una delusione, anche la depressione. In certi casi si è fortunati e si è molto richiesti, ma non sempre succede. Quindi vi consiglio di fare squadra, di fare gruppo e cercare di fare cose belle a altissimo livello. Posso metterti alla prova? Va bene, ricordati di marzo. Lady di marzo, ricordati. Non sanguinò a Gran Giulio in nome della giustizia. C'è stato nessuno tra noi così scellerato da toccare e trafiggere il suo corpo se non in nome della giustizia. E dovrà ora uno di noi, che abbiamo trucidato uno dei più grandi uomini del mondo solo perché tollerava qualche ladruncolo, contaminarsi le mani ora di sporchi donativi a vendere il potente vasto campo della nostra gloria per una brancatella di vile metallo quanta se ne può stringere così? Ma un cane vorrei essere e abbaiare alla luna piuttosto che un tar romano. E questo era Giulio Cesare di Shakespeare. Per favore, ci fai un pezzettino di The Mask? No, basta, dai. Uno fa anni e anni di studi, di teatro, di cinema e poi tutti vogliono sentire questa cosa e faccio The Mask e Jim Carrey. Dai, dai, non è possibile, su. Sfumeggiante! Che non è spumeggiante, attenzione, è sfumeggiante!